Abbiamo parlato di fotografia questa sera e della sua dimensione filosofica. Perché è importante che le immagini lascino un messaggio alle persone? Ma credo che, come dicevamo prima, il linguaggio fotografico abbia una necessità di raccontare le proprie emozioni, che possono essere quelle che il fotografo percepisce nell'ambiente in cui vive, nella società in cui sta cercando di elaborare il proprio progetto, e comunque non limitarsi a quella che è l'estetica. Deve sicuramente cercare di raccontare e fare una propria versione di quelle che è l'emotività, utilizzando la fotografia sotto aspetti sociali, antropologici o territoriali, anche una ricerca territoriale della propria esistenza dell'uomo. La fotografia è importante perché racconta le nostre vite, ha la possibilità di essere meditata, perché nel momento in cui viene scattata c'è una prima fase in cui l'autore realizza un'immagine in parte oggettiva o soggettiva secondo quello che rappresenta. E nello stesso tempo, quando viene messa in mostra, in base al contesto in cui si trova, raggiunge diverse linguaggi, diverse possibili espressioni verso il pubblico che diciamo, può andare a visitare e visionare queste immagini. Una fotografia messa in un'esposizione, in un locale, un museo, ha un racconta immagini in modo diverso rispetto a una fotografia inserita in una rivista. E così bisogna cercare di interpretare il mondo attraverso le immagini per raccontarlo.